Entro metà dicembre si completerà la programmazione delle celebrazioni del bimillenario della morte del sommo poeta Ovidio, per poi partire in quarta nei primi mesi del 2017. E il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, che torna a parlare della grande kermesse ovidiana ormai alle porte, che costringe amministratori e portatori di interessi a una corsa contro il tempo. Il punto della situazione è stato fatto ieri al Teatro Comunale Maria Caniglia, a margine dello show dell'attore Giorgio Pasotti, che ha declamato i miti ovidiani fra i lunghi applausi del folto pubblico presente. Contiamo di presentare il programma delle celebrazioni a fine anno, annuncia Casini. Contiamo di chiudere questa fase di programmazione entro massimo, insomma, la metà di dicembre per poterla presentare ufficialmente alla città e al mondo, affinché, insomma, poi nei primi mesi del 2017 si parta con le celebrazioni. Il primo cittadino riferisce che a giorni comincerà un momento di animazione sul territorio. Vogliamo coinvolgere sia le associazioni locali, ma anche il territorio intero, quindi i sindaci, i comuni limitrofi, per definire un programma il più ricco possibile, rappresentativo sia di tutte le arti, le espressioni culturali, ma anche di tutti i temi della poetica ovidiana. Al momento Ovidio 2017 è anniversario di interesse nazionale, un forte riconoscimento simbolico ottenuto dall'allora presidente del Consiglio Comunale Franco Casciani. Recentemente nella Commissione Cultura del Senato sono stati unificati i due disegni di legge presentati dalle senatrici Paola Pelino e Stefania Pezzopane. Il testo unico prevede un contributo complessivo di 6 milioni di euro, 3 per ogni annualità del 2017-2018, per progetti legati al turismo dei siti ovidiani e per attività storico culturali. È giunto il momento di tirare le somme. Inutile ribadire che ora non si può più aspettare.